Top Volley Abbi a Braccetto in una giornata in cui si torna a scuola, come nasce questa iniziativa? Intanto è stato bello avere la fortuna e l'opportunità di tornare a scuola, è stato divertente guardare il viso dei bambini mentre gli venivano raccontati diciamo dei dettagli e dei consigli sull'ecologia. Abbiamo un progetto come Top Volley di portare nelle scuole il rispetto delle regole dell'ambiente e abbiamo iniziato con Abbi questo discorso e la scuola di Borghi Sonso è stata la prima che abbiamo visitato, ma in futuro ne visiteremo altre e siamo assolutamente soddisfatti. Flavio Normando, come si arriva, come il messaggio può essere veicolato a un uditorio chiaramente particolare, quello delle scolaresche? In quanto Abbi è molto impegnata in tutte quelle che sono le politiche per il rispetto dell'ambiente, quindi siamo lieti, molto, apprezziamo molto questo tipo di iniziative, daremo sempre il supporto a qualsiasi tipo di progetti di questo tipo nella comunità. Approcciando i bambini è stato molto molto interessante, anche perché hanno dato dei feedback e hanno risposto in maniera interattiva, ma anche molto smart e intelligente a quella che è la problematica, dimostrando anche una certa sensibilità. La nostra esperta, Anna Rita Belliccia, è riuscita anche a intervenire su alcune tematiche molto importanti per la vita quotidiana, l'utilizzo delle risorse nella vita quotidiana. Ecco, vediamo come andiamo nello specifico della disciplina. Oggi a lezione di? Ambiente, di regole. Abbiamo spiegato ai bambini le regole che loro in prima persona possono mettere in pratica fin da subito per rispettare l'ambiente. Quindi gli abbiamo dato dei consigli poi da portare a casa e da spiegare ai loro genitori. C'è una certa coscienza già? I bambini erano assolutamente, come diceva Flavio, molto già preparati e molto preparati e molto attenti a questi, soprattutto alla gestione dei rifiuti, al consumo di acqua, quindi erano già molto sensibili a queste tematiche. Quindi,